Ben ritrovati, questo è TG Venezia, l'informazione costante in diretta di Rete Veneta. Vi facciamo vedere adesso nel prossimo lungo servizio i fatti più importanti, più caratterizzanti di questa settimana. Vediamoli insieme. E come insegna Giovanni Falcone, se non c'è la reazione della comunità, se uno viene lasciato solo, è il momento in cui è più esposto al pericolo delle minacce. Parole del comandante della Polizia Locale di Venezia, Marco Agostini, ai nostri microfoni, rese pubbliche sul suo profilo social dopo il rogo alle due auto della municipale nel giorno di Natale, sebbene fossero ferme e parcheggiate da giorni a Favaro Veneto. Io e tutto il corpo di polizia municipale siamo soli come Giovanni Falcone, prosegue. Il sospetto è che si possa trattare di un atto intimidatorio, comandante. Beh, non c'è altra ragione, nel senso che qualcuno vorrebbe spaventarci, non ci spaventiamo così per così poco. Oggi, con le indagini ancora in corso e condotte dalla Questura di Venezia, anticipa quella che a suo avviso è la matrice dell'incendio. È sicuramente doloso perché una macchina ferma da due giorni non prende fuoco da sola, all'aperto. È molto complesso. È ormai sfumata per mancanza dei tempi tecnici l'ipotesi di un election day tra le elezioni politiche e il referendum sulla separazione di Venezia e Mestre. Al voto si andrà dunque dopo la primavera, ma sicuramente nel corso del 2018, almeno secondo quanto confermato nei giorni scorsi dal presidente del Veneto Luca Zaia. Sull'antica questione prende intanto posizione anche il critico d'arte Vittorio Sgarbi. Ogni volta che c'è stato il referendum ha vinto l'unità, e forse è giusto, perché se uno riesce a creare armonia fra queste due situazioni, un blocco che le tiene insieme è più forte che non separate. Quando vai separato sei più debole. Unire i comuni è una cosa che oggi si fa. Questo è un comune unito. Dividerlo per dire che una è brutta e una è bella, una è moderna e una è antica, è un errore. Allineato dunque Sgarbi con le posizioni del sindaco Luigi Brugnaro, che per il critico sta facendo un buon lavoro. Non lo sento da qualche mese, ma non vedo polemiche recenti, osserva. Siccome è un sindaco che ha fatto molto discutere, se facesse degli errori sarebbe immediatamente aggredito. Se non se ne parla vuol dire che va bene. Su come integrare Venezia e Mestre ne sa certamente più di me. Occorre riuscire a trarre beneficio dal fatto che possano convivere, ma questo dipende dalla buona amministrazione, dai progetti, dalle idee. Io non mi sono mai, ho fatto il sovrintendente, ma non mi sono mai occupato di una strategia della città di Venezia come città vivente, mi sono occupato della città dei morti, che è quella dei monumenti, e per quello Venezia certo non ha bisogno di Mestre, ma siccome è una città popolatissima di turisti, Mestre può essere uno sfogo importante. Asili nido e scuole dell'infanzia, ecco cosa dovrebbe cambiare. Il portale unico per l'iscrizione online, un'unica graduatoria per tutte le strutture del comune, tolleranza zero e stretta per chi è moroso. In sintesi, i tre punti della riforma del nuovo regolamento sugli asili, su proposta dell'assessore Romor. Oggi se ne sarebbe dovuto discutere pacificatamente e pacatamente nel corso della normale riunione di commissione, l'undicesima per l'esattezza, ma è sul quarto punto che in Consiglio comunale si è scatenato l'inferno, ovvero sulla presenza di un consigliere comunale come rappresentante dei nidi. Che in questo caso si fa carico di rappresentare l'istituzione e i cittadini, quindi ha un onere e una responsabilità di non rappresentare la sua parte politica, ma di rappresentare l'istituzione. Che tradotto, stando alle opposizioni, significa in parole spicciole politicizzare sempre più anche gli asili. Dai tre rappresentanti, due di maggioranza e uno tra virgolette di opposizione, siamo passati a due rappresentanti, uno di nomina del presidente di municipalità e l'altro di nomina del sindaco. Andando oltre la polemica, la riforma così com'è non va bene perché allontana ed esclude i più fragili a discapito degli ignari bimbi, a cominciare dall'esclusione delle mamme delle case famiglie, così sempre dall'opposizione. Non aveva permesso, diciamo, di non pagare alle mamme, quindi o tossicodipendenti oppure vittime di maltrattamenti, che quindi sono dovute andare via, come abbiamo più volte denunciato, dagli asili del comune. Regolamento non approvato, con seduta rinviata al nuovo anno, a metà gennaio. Questa è la storia di Diego Lorenzon, imprenditore di San Stino di Livenza, che per salvare l'azienda di famiglia, pagare gli stipendi ai suoi dipendenti e onorare i fornitori, ha preferito non versare le tasse allo Stato e per questo subire pure un processo. Il pubblico ministero l'accusa a Pordenone,
all'inizio di quest'anno, dice: ma non possiamo chiedere niente a quest'uomo, dobbiamo assolverlo. Finisce in prima pagina di tutti i giornali. Questo imprenditore ora non c'è più, ha 54 anni appena, a gennaio scorso, la sorte, un male incurabile, se lo son chiamato, ma prima di andarsene ha voluto raccontare i suoi disagi. Dice: continuato a camminare con le scarpe bucate, perché fino a quando percepivo l'umidità, la terra, l'acqua bagnata, l'acqua, il disagio di stare in questo modo di difficoltà, avrei capito che potevo continuare a lottare per salvare la mia azienda. L'azienda adesso continua a dar lavoro a 40 dipendenti, ma dentro c'era questo fuoco per cercare di uscire dalle difficoltà, e l'ha fatto non da solo, ha dovuto chiedere aiuto ad altri, e gli altri gli hanno detto: tu stai sbagliando in alcuni punti. Non ci credevo, è stato il discorso di Diego, credevo di essere perfetto, credevo di saper fare tutto, credevo di essere un bravo imprenditore, e invece ho capito che non lo ero, che avevo bisogno degli altri. Il cartello è un atto d'accusa all'amministrazione comunale veneziana. Adriano Rosa, storico leader dei comitati di protesta di Villaggio Laguna, si dice intenzionato a portarlo notte e giorno in tutti i suoi spostamenti, fino a quando il sindaco Luigi Brugnaro consentirà le richieste degli anziani residenti di un collegamento bus diretto con l'ospedale e la stazione ferroviaria. Caro sindaco, questo cartello io lo porto finché tu non ti decidi a ascoltarci. Ti invito a venire al Villaggio Laguna, venire ad ascoltare e a vedere le persone anziane. Ti dovresti vergognare, perché potrebbe essere tua madre, tuo padre. C'è gente che ha 85 anni, 90, che deve scendere il pullman 9 e riprendere a Favo, piova o vento o freddo. Vedo che tu vai via col tuo tassì, bello comodo, tranquillo, sereno. Una protesta di persone in buona fede strumentalizzata dai partiti, così il sindaco aveva definito la mobilitazione degli anziani del quartiere. Chiediamo solo di vedere garantiti alcuni diritti fondamentali, ribadisce il portavoce della protesta. Perché noi non abbiamo diritto di avere 3 pullman, ti ho chiesto alla mattina, 3 pullman al pomeriggio. Ti ho chiesto il 9, se per cortesia me lo prolunghi fino alla stazione, che la gente possa prendere il treno. Mi sembra che tu non sai ascoltare le persone anziane. Cronaca politica, ma non solo, costume, lo sport, tante notizie avete sentito questa settimana. Io vi ringrazio per la vostra cortesa attenzione, per essere stati in nostra compagnia. Vi auguro un buon proseguimento con la programmazione di Rete Veneta. Non cambiate canale.